No, 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 non può essere! Com'è possibile? Agapio, che c'è? Cos'hai scoperto? Padrone, un nome, scritto nei registri più e più volte. Il nome dell'uomo alla guida della daga. Il Martin Pescatore. Quando saprai il vero nome del Martin Pescatore, conducilo di fronte a una corte. Lui e la daga hanno ferito la patria. E Eubea deve poter decidere il suo destino. Agapio, diglielo. Da piccoli, quando giocavamo, io ero il Pettirosso e mio fratello era il Martin Pescatore. Ma lui morì. Dovrebbe essere morto. Lo piansi. Gli feci una tomba. Ti prego, non dirmi che è uno di loro. Dimmi che mio fratello non è uno della daga. Conosci tuo fratello meglio di quei registri. Se sei convinto che il Martin Pescatore non sia lui, allora è così. Grazie, sì. Il ragazzo che conoscevo non può essere coinvolto in tutto questo. Quando tuo fratello è morto, hai visto il suo corpo? No, nessun corpo. Nessun segno, niente di niente. Dopo la morte di mia madre, mio padre non poteva più provvedere a noi. E allora se ne occupava mio fratello. Pescava ogni giorno. Finché non tornò più. Tuo fratello non sarà nato Martin Pescatore. Certo che no. Nerito. Si chiamava Nerito. Era più vecchio di me. È più problematico. Faceva pugni, rubava. Ma si è sempre preso cura di me. Niente è più importante per la sopravvivenza di Eubea che fermare la daga. Mi dispiace, amico mio. Dobbiamo occuparci del Martin Pescatore, che sia tuo fratello o meno. Io... Sì, padrone. Capisco. Ti prego, Mistios. Aiutami a scoprire la vera identità del Martin Pescatore. Possiamo scagionare mio fratello e fermare la daga. Eubea sarà in debito con te. Ancora di più. La tesoreria del magistrato è grande. Ti spetterebbe una lauta ricompensa. Ci sto. Costi quel che costi. Le questioni di famiglia possono essere complicate. Scagioneremo tuo fratello e salveremo Eubea. Conosco un contadino che ha fatto affari con la cerchia ristretta della daga. Se qualcuno ha visto il vero volto del Martin Pescatore, quello è lui. Gli farò visita. Altre piste? C'è un relitto lungo la costa meridionale di Eubea. E al teatro di Calcide sono state diffuse le menzogne della daga. Siamo in guerra. Ogni giorno affonda qualche nave. Perché questa è importante? Perché pare che appartenga alla daga. Una schiava di cui mi fido attende vicino a un tempio sopra le rovine di Eretria. Parla con lei per saperne di più. Un contadino che ha fatto affari con la daga. Ho incontrato il contadino. Non sapeva niente di utile. Hai provato a fare il mio nome? Non sapevo che fossi famoso, Agapio. Non è che sono famoso, ma in certe cerchie... Insomma, il mio nome apre qualche porta. Hai nominato un teatro del male. Il teatro di Calcide è un'arma più potente di quanto immagini, Mistios. La daga avvelena la mente degli abitanti di Eubea con la propaganda. Vedi cosa riesci a scoprire. Sai molte cose. Com'è possibile? Per uno schiavo, intendi? Anche noi abbiamo occhi e orecchie, Mistios. Vediamo molte cose e ne parliamo, da schiavo a schiavo. Consigli? Avvertimenti, qualsiasi cosa possa aiutarci a sopravvivere di giorno in giorno. Ho abbastanza informazioni. Il Martin Pescatore. Se scopro che è tuo fratello ed è lui l'uomo che si cela dietro la daga. Non è lui. Torna da me quando avrai scoperto qualcosa. Thank you.
Forza! Guarda dove vai, idiota! Forza! Mistios, qui. Ti manda Agapio? Sì. Ti hanno seguito? No. Ne hai la certezza? È impossibile che mi abbiano seguito, ne sono certo. Hai coperto ogni traccia? Ogni singola traccia. Malaka, menzogne! Li hai condotti dritti a me. Chi? La daga. La loro corruzione, la loro influenza non ha limiti. Tengono d'occhio quel relitto e senza dubbio anche te. Cos'è successo esattamente alla nave? Non ne sono sicura. So solo che la nave faceva parte della flotta della daga. Cercano in continuazione di recuperare qualcosa. Se è importante per la daga, allora lo è anche per noi. Come sai che la daga sorveglia il relitto? Li ho visti raggiungerlo a remi. Degli uomini si sono immersi e non sono mai risaliti. Quelli che sopravvivono sono in fin di vita e terrorizzati. Li costringono a immergersi finché non muoiono. La daga cerca qualcosa e non si fermerà finché non l'avrà trovato. Come sei rimasta coinvolta in tutto questo? È stata la nave del mio padrone ad attaccare quella della daga. Ma lui e molti dei suoi uomini sono morti nello scontro. Se c'è qualcosa là sotto la troverò. Grazie. C'è qualcosa che vuoi sapere prima di andare? Dov'è esattamente il relitto? Dritto a sud. Lo vedrai. Ci sono ancora dei frammenti in superficie. Dovrai pur sapere qualcosa su Agapio. Oh, potrei dirti molte cose su Agapio. Ma ti dirò solo quello che importa. È un bravo uomo. Per lui non c'è niente di più importante della fiducia. Ne so abbastanza. Qualsiasi cosa ci sia nella nave è di grande interesse per la daga. Se riesci a ottenerlo, forse il mio padrone non sarà morto per niente. Vediamoci a Eretria quando avrai finito.
Eccolo, il relitto. Frammenti del relitto della daga. Una lama insolita. Deve essere questo che cerca la daga. Ora devo trovare la donna Deretria. Guardate quello che fate! Ci stavi sorvegliando. Dimmi perché. Cosa cerchi nel relitto? Relitto? No! Aiuto! Morirai!
Stai bene? Io? Niente paura, sei al sicuro. Grazie per avermi salvato la vita. Hai trovato qualcosa? Ho trovato questa lama, ricoperta di simboli strani. L'oggetto importante che cercava la daga è... una daga? Questa lama è usata per compiere sacrifici ad Achille. La daga deve essergli devota. Trova il tempio corretto di Achille e troverai la daga. Ma qual è quello giusto? Agapio lo saprà quando gli mostrerò la lama. Nasconditi in un posto sicuro finché non sarà tutto finito. Non ho un posto dove andare. Ho soltanto i vestiti che indosso. Tieni, un aiuto per rifarti una vita. Grazie, Mistios. Non dimenticherò mai quello che mi hai dato. La libertà. Devo ancora incontrare tutti i contatti di Agapio.